Il vecchio e suo nipote. C'era una volta, in un piccolo villaggio, un padre single di nome Jack. Jack era da tutti conosciuto con il nome di Jack il Jolly. Dato che, nonostante tutto, era sempre di buon umore. Come va, Jack il Jolly? Vai a pescare, eh? Oh, preferirei nuotare con i pesci piuttosto che tirarli fuori dall'acqua. Sei fantastico, Jack. Buona giornata. Anche a te, signore. Jack il Jolly, dove stai andando? Sto andando a casa. Saluta il piccolo Hansel. Lo farò sicuramente. Jack amava suo figlio Hansel, che era l'unica persona che aveva al mondo. Si era sempre preso cura di suo figlio, senza mai fargli sentire la mancanza di una madre. Mangia i tuoi broccoli o il mostro gigante verrà e mangerà tutto e diventerà molto forte. Vuoi che il mostro sia più forte di te? No, non voglio. Hansel, è ora di fare una doccia. Oggi fa così freddo, non mi va per niente. Beh, figliolo, se non fai la doccia, inizierai a puzzare e nessuno sarà tuo amico. Questo è ciò che vuoi? No, non voglio. Un giorno, mentre Hansel stava mangiando la sua minestra da una ciotola, questa cadde e si spezzò. Il povero Hansel iniziò a piangere, ma suo padre arrivò subito per consolarlo. Oh, figliolo, va tutto bene. Comprerò una nuova ciotola per te, non preoccuparti. Grazie, padre. Il tempo passò e Hansel era cresciuto fino a diventare un bell'uomo. Tutti nel villaggio lo chiamavano Hansel il Bello. Guarda, Hansel il Bello sta arrivando. Sembra un sogno. Ehi, Hansel il Bello, vuoi andare a prendere un po' d'acqua di cocco? Beh, certo, ma forse qualche altro giorno. Devo occuparmi di mio padre adesso. Oh, Jack il Vecchio, digli che lo salutiamo. Lo farò sicuramente. Jack il Jolly era ora noto come Jack il Vecchio. Era invecchiato ed era debole e la gioia in lui stava svanendo. Ma Hansel si prendeva cura di lui, assicurandosi di essere sempre al suo fianco quando ne aveva bisogno. I giorni passarono e Hansel si innamorò presto di una ragazza di nome Elsie. Si amavano così tanto che decisero di sposarsi. Presto, con le benedizioni di Jack, Hansel e Elsie si sposarono. Jack era molto felice per suo figlio, ma non sapeva cosa stesse per accadere. Con il passare dei mesi, Elsie iniziò a mostrare il suo vero carattere. Iniziò ad allontanare Hansel da suo padre e presto Hansel cambiò molto. Tutto l'amore e il rispetto che aveva avuto per suo padre gradualmente diminuirono man mano che si affezionava di più a sua moglie. Elsie controllava Hansel, così che lui soddisfacesse i suoi capricci e le sue fantasie. Hansel, dove stai andando? Vado a controllare mio padre. Voglio assicurarmi che abbia mangiato. Tutto ciò che fai è pensare a tuo padre. E io, Hansel, cosa ne sarà di me? Non hai responsabilità nei miei confronti? Certo che lo so, tesoro. Ecco, mi siederò con te. Contenta? E così Elsie riuscì ad allontanare Hansel da suo padre. Voleva suo marito tutto per sé e iniziò a comportarsi sgarbatamente con Jack. Questo influenzò Hansel, che smise di desiderare che suo padre stesse bene. Tuo padre continua a dormire tutto il tempo. Non riesco a sopportare il suo russare. Padre, stai un po' attento. Puoi? E presto Jack iniziò a sentirsi più solo e distaccato da suo figlio. Non aveva nessuno con cui parlare e condividere le sue emozioni. Passò un anno e Elsie diede alla luce a un figlio, che chiamarono Harry. Harry portò nuova gioia nella vita di Jack. Giocava con Harry e se ne prendeva cura, proprio come aveva fatto con Hansel. Ma a Elsie non piaceva che Harry passasse tanto tempo con il nonno. Hansel, non mi ami affatto. Tutto il tuo amore è solo per tuo padre. Questo non è affatto vero, mia cara. Allora, perché non lo mandi via in una casa di riposo? Non possiamo, visto che questa è casa sua.
Inoltre, abbiamo bisogno di qualcuno che si prenda cura di Harry. Elsie annuì, rendendosi conto che Hansel aveva ragione. Non poteva assolutamente occuparsi delle faccende quotidiane e del piccolo Harry. Hai ragione, ma te lo dico, non potrà andare avanti per sempre. Lo voglio presto fuori da questa casa. Sì, certo, amore mio. Erano trascorsi 8 anni da quando Harry era nato e il vecchio Jack ora era più vecchio e più debole. La sua vista era offuscata, le sue orecchie non udivano e le sue mani e le sue ginocchia tremavano. Suo nipote era la sua unica ragione di vita. Presto, le condizioni di Jack peggiorarono. Le sue mani tremavano così tanto che non riusciva a tenere il cucchiaio correttamente mentre mangiava. Un giorno, seduto al tavolo da pranzo, riuscendo a malapena a tenere il cucchiaio, versò il brodo sulla tovaglia. Questo fece infuriare l'insensibile Elsie. Oh mio Dio! Questa è una tovaglia costosa che ho preso al mercato! Ora chi la laverà? Hansel cercò di consolare sua moglie. Calmati, amore mio! Calmati! Calmati! Sai quanto adoro questa tovaglia? Hansel fece un respiro profondo e decise che dal giorno seguente Jack non si sarebbe mai più seduto a tavola con loro. E così, dal giorno successivo, Jack dovette sedersi nell'angolo dietro la stufa. Gli venne servito il cibo nella ciotola di terracotta. Ma la mano di Jack tremò e la ciotola cadde dalla sua mano e si frantumò. Elsie andò di corsa in cucina. Oh no! Questa era una costosa ciotola di terracotta che la mia famiglia mi aveva regalato. Tu, vecchio, vivi dei guadagni di mio marito e sprechi i nostri soldi. Non meriti di essere servito con una ciotola costosa. Ma Jack non disse nulla. Sospirò, guardando i pezzi rotti della ciotola con occhi pieni di lacrime. Nel frattempo, il piccolo Harry stava guardando tutto da un angolo. Jack rimase profondamente ferito dal comportamento di suo figlio e di sua nora. Indifeso, pensava spesso ai giorni passati quando Hansel era un bambino. Oh, figliolo, va tutto bene. Comprerò una nuova ciotola per te, non preoccuparti. Il giorno successivo, Elsie e Hansel gli comprarono una ciotola di legno per qualche centesimo, da cui Jack avrebbe dovuto mangiare. Harry era l'unica ragione per cui Jack riusciva ancora a sorridere. Harry andava spesso e si sedeva accanto a Jack finché non aveva finito di mangiare. Passarono le settimane e la solita triste vita di Jack andò avanti. Un giorno, mentre Elsie e Hansel erano seduti accanto al fuoco, notarono che Harry stava raccogliendo pezzi di legno. Guarda come gioca innocentemente nostro figlio! Cosa stai facendo, Harry? Stai costruendo una casa per noi? No, sto progettando di fabbricare ciotole di legno per voi! Ciotole di legno per noi? Ma figlio, non ne abbiamo bisogno. Non ora, ma quando diventerete vecchi come il nonno? Non voglio che rompiate quella di terracotta. Ecco cosa farò d'ora in poi. Questo colpì Hansel ed Elsie direttamente nei loro cuori, perché si resero conto del loro errore. Oh, Elsie, che enorme peccato abbiamo commesso. Sì, amore mio. Siamo stati nient'altro che crudeli e scortesi con tuo padre. Il nostro figlioletto ci ha aperto gli occhi. Pentiamoci e trattiamolo meglio. E così, dal giorno successivo, si presero cura di Jack. Si assicurarono che mangiasse sempre con loro e che fosse sempre allegro e felice come una volta. Hansel promise di prendersi cura sempre di suo padre. Suo figlio lo aveva aiutato a capire che ci si deve sempre prendere cura dei genitori una volta divenuti anziani, come loro si sono presi cura di te da giovane.